Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi andiamo a fare una piccola analisi di quella che è l'audio di Assetto Corsa Competizione. Ma prima vorrei farvi una piccola segnalazione. Ho praticamente aperto un canale secondario per il cazzeggiamento su FIFA 19, in attesa del 19, in questo momento siamo sul 18, uscirà il 28-29, insieme agli amici di Sim Drivers. Ci sono Max Zerbin, Mattia Le Grottaglie, Alessandro De Luca, il grande Fabio Napolitano e Nixos Vincenzo, in cui facciamo delle live incrociate, Nixos sul suo canale, Alessandro De Luca sul suo, e praticamente è un qualcosa che ci serve per, diciamo, incontrarci quando non facciamo simulazione, quindi nulla di serio, anzi tutt'altro che serio, ragazzi, perché si fanno delle risate mostruose. E potrei anche lasciarvi un esempio qui. Al centro, tiro, tiro, super Vincenzo, il nero ce l'abbiamo noi, il nero ce l'abbiamo noi, ha segnato, non segna da 7 partite, segna quando facciamo la live, grande Vincenzo, cazzo, grande, golazo, povero Nedved nero. Per farvi capire di che cosa parlo. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione se volete passare dei bei momenti a farvi delle risate insieme a noi su questo canale, quelli di FIFA by simdrivers.eu, non esitate ad iscrivervi. E se c'è qualcuno che è interessato ad aggiungersi alla nostra squadretta di scarsissimi ma che si divertono tantissimo per il Pro Club, non esitate a contattarmi, sarà un piacere per noi accogliervi. Abbiamo un gruppo WhatsApp, ma abbiamo anche un server Discord per parlare. Fatta questa premessa, torniamo all'argomento principe, l'audio di Assetto Corsa Competizione. Sì, perché qualcuno mi ha sollevato durante la live anche su qualche commento: ma Fabri, mi sembra uguale ad Assetto Corsa. Allora, io incuriosito, mi sono divertito a fare, diciamo, delle analisi un pelino approfondite, anche se io non sono un tecnico audio, però insomma riesco un po' a interpretare quelle che sono, diciamo, i wave, le onde sonore che vengono a comporre i file che appunto uno simulazioni mette a disposizione per Assetto Corsa e per Assetto Corsa Competizione. Come ho fatto? Semplicemente ho registrato due video in situazioni simili, quindi Lamborghini Huracan GT3 e ovviamente il Nürburgring GP. E cosa ho notato? Ho notato, perché cercherò di mettervi un pochettino per farvi ascoltare magari, che intanto il programma è sempre il solito, quindi l'FMOD che è famosissimo per la creazione appunto dei file audio che utilizza alcune simulazioni, e mi sono accorto che in realtà non hanno copiato nulla, o meglio, hanno rielaborato oppure sono partiti da una base nuova quello che è il file audio che viene a comporre appunto i suoni del motore ed esterni al motore della Huracan su Assetto Corsa Competizione. Dove si vede un attimino, anzi dove si sente un attimino di familiarità con l'audio appunto della Huracan GT3 su Assetto Corsa è effettivamente all'esterno, su alcuni frangenti di alcune immagini, ma è veramente lontano, cioè bisogna avere l'orecchio sensibile per capire che qui è simile. Ma c'è anche da tener conto che non è che si possono inventare un file audio, diciamo un suono nuovo, devono cercare di avvicinarsi il più possibile alla realtà, perché quando si crea un file audio, ragazzi, non è che vabbè, Assetto Corsa il primo abbiamo fatto così, adesso ne faccio un altro. No, devo cercare di migliorare quello che ho già fatto. Quindi è ovvio che la base di partenza sarà sicuramente una campionatura che già esiste e che io cerco di affinare in modo tale da ottenere qualcosa di meglio. Assetto Corsa numero 1 aveva già un file audio che comunque piaceva a tanti, soprattutto il file audio originale che era stato migliorato. Però quando si fa il confronto con Assetto Corsa Competizione ci si rende conto che c'era tanto margine di miglioramento rispetto a quello che era la campionatura di Assetto Corsa 1. Perché oltre a un file audio di un motore che era già bello di sé, oggi, se ascoltate Assetto Corsa Competizione, parlo dell'abitacolo, e Assetto Corsa 1, sembra che il primo sia un giocattolo, cioè che è un videogame da giocattolino, cioè non posso aggiungere altro.
i suoni ambiente, il telaio, i freni, ma anche questa corposità di suono è completamente diversa. Cioè sembra un sibillo nel primo. Un fischio, il rombo del motore all'interno di Assetto Corsa 1. Adesso sono un po' cattivo, ma per farvi capire, quando invece su Assetto Corsa Competizione è molto corposo. Cioè, è molto elaborato. E si sente che è stato fatto del lavoro in questo senso qua per migliorare l'audio. Quindi, quando mi si dice, ah, l'audio è simile, probabilmente sono persone che non hanno la sensibilità oppure che non hanno affiancato i due titoli per ascoltare veramente le differenze. Quindi, o mi sono preso la briga, l'ho fatto io. Onestamente, ragazzi, c'entra nulla, non c'entra nulla. Assetto Corsa Competizione è di gran lunga migliore per me di Assetto Corsa. All'esterno, effettivamente, come dicevo, ci sono dei frangenti in cui sì, c'è qualche somiglianza, ma c'è una corposità su Assetto Corsa Competizione che veramente non fa gridare il miracolo, però si avvicina molto a quello che potrebbe essere la realtà. Si avvicina, ho detto, non è che è come la realtà, e quindi si sente molto di più. C'è un audio e un volume, cioè c'è un volume diverso, c'è un dettaglio audio di quelli che sono, diciamo, le reazioni del motore alle scalate, è diverso, ragazzi, è più corposo, è più dettagliato, c'è poco da dire. Anche se Assetto Corsa 1 non era male il suono esterno. Ma Assetto Corsa Competizione, come naturale che sia, è molto meglio. Non ho altro da aggiungere, ragazzi. Cioè, sull'audio c'è poco da fare. Vi posso lasciare anche i file, magari di quello originale, quello di Assetto Corsa Competizione e anche di Assetto Corsa, se vi va, giusto per farvi fare una panoramica di quello che sento io. Quindi, ragazzi, non mi resta che aggiungere che se non siete d'accordo con me, lasciatemi un commento. Se siete d'accordo con me, lasciate un commento. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Se avete altre idee di comparativa, non esitate a segnalarmelo, sarà per me un piacere poter fare le analisi insieme a voi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un nuovo video. Ragazzi, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, e ricordatevi, quelli di FIFA by simdrivers.eu e il conto Instagram simdrivers.eu. Alla prossima, da Fabris è tutto, ciao!